Amici di Anime Click, buonasera, serata di viaggio e stasera di doppiatore ne abbiamo portato qualcuno, se vedete, pochi, anche perché la prima di un film anime che, di cui stiamo parlando da un bel po' di tempo, abbiamo avuto anche delle critiche esclusiva e oggi ne parliamo con i doppiatori, è un brand che è stato molto molto amato, è ancora tuttora molto amato e ancora vige questa un po' rivalità con i Pokémon, anzi poi magari ne parliamo proprio con i nostri ospiti. Quindi io do innanzitutto il benvenuto a Mofer, che è forse l'unico volto nuovo, perché gli altri sono tutti nuovissimi, non sono mai venuti ancora sul nostro canale e sono davvero contento stasera di poter parlare anche con loro, visto che noi siamo sempre molto attenti al doppiaggio. Quindi ciao Mofer e benvenuti ciao a tutti. Veronica, Monica e Federico, che poi tra l'altro ciao. Qui Federico per la prima volta, ciao. Perché di solito noi siamo sempre qui a parlare con Alessandro dei giganti, quello è un classico. è vero è un classico. Federico non abbiamo mai parlato, tra l'altro, anche se lo seguiamo sempre, perché sugli anime poi vedremo anche con gli altri c'è sempre ancora tanto di cui parlare. Però ecco, il film dei Digimon. Federico, vuoi un attimo presentare tu i tuoi colleghi, anche perché tu sei il protagonista, no? Taichi. Sono il protagonista di questo film meraviglioso. Io dico subito la verità, parto così, perché ho detto prima me ne libero e meglio è. Io quando sono entrato in sala ero contentissimo, perché è un film, è una serie storica, è una serie cult. Però devo dire la verità, io ero scuola Pokémon, ragazzi. Vedi, sincero. Forse ero troppo piccolo, non lo so, non me li ricordo bene. E quindi quando sono entrato ho detto subito al direttore: ragazzi, io avrò problemi con pronunce di nomi. Poi mi hanno detto che sono stati anche cambiati dalla serie originale. Sì. E quindi ci sarà un po' di panico nelle pronunce. Ma bando alle ciance, vado a presentare il cast. E Monica Volpe è la voce di Mimi. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Monica, ciao. Grazie Fede. Ciao. Perfetto. Veronica Cuscusa è la voce di Ikari. Ciao. Ciao a tutti. Alberto Franco è la voce di Takeru. Buonasera. Buonasera. E Mosè Singh, rullo di tamburi, è la voce di Daisuke. Esatto. Esatto. Giusto. E io sono la voce di Taichi. Perfetto. Ma voi li seguivate da piccoli? Perché questa è la domanda. Federico in realtà ha già risposto. Ecco, io mi accodo a Federico. Io mi accodo a Federico. Sì. Il pomeriggio, li facevano spesso il pomeriggio, quindi c'ho un ricordo del ritorno a scuola. Sì, c'era sempre questa rivalità, forse ecco, rispetto ai Pokémon hanno vissuto un po' meno la presenza televisiva, perché i Pokémon poi sono continuati su varie televisioni, mentre i Digimon hanno avuto poi quelle serie che andarono, mi sembra, sulla Rai, o sbaglio? Ellie, tu che sei dell'epoca, perché io ero già più grande. Era la Rai, no? E forse proprio per questo ebbero anche piuttosto notorietà, perché era una di quelle serie di anime che andavano sulla Rai, all'epoca non ne andavano tantissime, e combattevano appunto contro i Pokémon, che erano Mediaset, se mi ricordo bene, c'era questa rivalità anche nella cosa. Sì. Che cosa vi ricordate di quella serie? Se vi ricordate qualcosa, perché è passato diverso tempo, sono passati più di 20 anni. Allora, io per non farmi mancare niente, ai tempi guardavo sia Pokémon che Digimon, quindi il problema non si poneva innanzitutto. Che poi è quello che mi dicono tutti, alla fine se si è appassionati si vedeva tutto, poi ognuno aveva le sue peculiarità. Sì. E io devo dire, ho recuperato la prima stagione di Digimon, cioè l'ho rivista da poco, cioè con gli occhi da adulta, diciamo. E niente, ho pianto tutte le mie lacrime. Perfetto. Ma in preparazione a questo ruolo oppure proprio per una cosa personale? No, per una cosa mia, ma qualche anno fa, sto parlando tipo 3-4 anni fa. Ah, te le sei riviste di recente? Sì, non mi ricordo comunque niente, però sì. Non ricordo benissimo. Ormai Raccontaci, come mai, perché volevi rivederlo per qualche motivo, perché te li ricordavi,
era un rewatch, no? Ah, sì, sì. Era un rewatch. Di base perché già da piccolina ero veramente piccola, quindi ricordo molto poco. Ricordavo poco. Rivedendolo poi, vabbè, io sono molto appassionata, faccio anche la collezione delle carte, ho un sacco di action figure, cose così, proprio veramente un sacco di roba. E quindi... Sei come noi, dai, un po' nerdona dentro. Ma allora vedi, c'è una sedia da gaming, guarda, è personalissima. Quindi niente, il rewatch l'ho fatto perché, boh, perché non mi ricordavo e avevo voglia di rientrare in questo mondo magico. Senza neanche sapere che saresti poi stata scelta per il film, no. Quindi è proprio casuale la cosa. Sì. Infatti quando ho ricevuto il messaggio sono stata veramente felicissima, ho detto no vabbè non ci credo, è stato veramente bello, bello bello. E com'è stato appunto interpretare il ruolo, ecco ricordiamo che questo è il film che chiude un po' la serie, che è Digimon 3, che è molto nostalgica da quanto so, perché mi sono fatto spiegare bene dai super Digimon esperti. Praticamente una serie che in realtà non è andata in doppiaggio in televisione in Italia. E quindi voi siete per la prima volta quelli che doppiano questa che è la serie nuova, la serie diciamo sequel delle avventure storiche degli anni 90, per cui si recupera un po' il continuum della storia, se mi ricordo bene. Sì beh, esatto, è così. Vai Mosè. No vai pure Fede. No, che il film poi va a chiudere l'avventura della prima serie. Infatti io non seguivo, non conoscevo bene Digimon, però poi iniziando il film, partendo dall'inizio, perché poi non è scontato di solito quando si fanno i film, parti dall'inizio fino alla fine, sono arrivato all'ultima scena e mi sono commosso perché veramente... chiude proprio il franchise, se non sbaglio, però senza fare spoiler, si chiude un po' tutto l'arco di questi questi Digimon. Senza fare spoiler, c'è un remake e una nuova serie, mi consigliano da dietro le quinte. Stanno scrivendo Otaku moderato, peccato solo che Tri non è stato molto apprezzato, anzi alcuni tendono a ripudiarlo perché è troppo adulto. È un titolo che avete trovato un po' adulto, perché ricordiamo che i Digimon nascono comunque per un pubblico molto infantile, però poi in realtà io penso che da quanto mi hanno spiegato questa è una serie che si rivolge molto al lato nostalgico, quindi molto anche a chi era bambino all'epoca e ora vuole rivedere i Digimon. Beh, allora, sì, allora, Tri ho letto, perché non ho visto niente della serie, non essendo mai arrivata in Italia, che molti l'hanno considerata, insomma, un po' un flop, proprio perché i temi andavano a discostarsi tanto rispetto a quelli che venivano trattati nelle prime due stagioni. Invece, per quanto riguarda il film, ho letto, perché ho avuto già modo di vederlo, perché, per esempio, mi pare due degli admin della pagina dei Digimon andarono proprio in Giappone, quando ci fu la prima del film, ed ebbero modo di vederlo lì. E devo dire che tutto sommato invece le recensioni erano più positive per quanto riguarda il film, perché forse c'è proprio questo collante tra l'età adulta dei protagonisti e l'infanzia, che secondo me è proprio il tema portante, cioè questo abbandono dell'infanzia da parte dei digi prescelti. E la cosa bella secondo me sta proprio nel fatto che in realtà non è arrivato quando noi eravamo piccoli e stavamo guardando la serie, ma noi come digi prescelti abbiamo proprio fatto un percorso di crescita e quindi secondo me ritrovare dei temi che sono anche parte del nostro quotidiano, perché io avevo 5 anni quando la serie andava in onda, adesso ne ho 24, mi trovo ad avere veramente a che fare proprio con le rispettive fasce d'età dei protagonisti sia all'epoca che oggi. E secondo me in tanti hanno apprezzato questa cosa, perché in Tri mi pare che il discorso della crescita non fosse così tanto approfondito e quindi uno spettatore si sentisse un po' spaesato perché non ritrovava i protagonisti come li conosceva e non trovava nulla su cui riflettere forse. E invece questo film, senza fare spoiler, alla fine concede proprio uno spazio di riflessione anche per tutto quello che dobbiamo abbandonare nella nostra vita attraverso la crescita. Quindi per questo secondo me può essere... E anche una conclusione, proprio la conclusione a tutto il franchise, no? Da sì. Quanto, con praticamente il fatto che comunque c'è questa cosa della crescita che tu ci stai spiegando, questo tema della crescita, che è molto interessante e che in realtà, ecco, diciamo, è stata anche la forza dei Digimon, perché i Digimon,
mi hanno sempre detto, rispetto ai Pokémon, erano già all'epoca un po' più adulti, rispecchiavano tanti temi come ecco il mondo virtuale, cioè il fatto della crescita, perché fondamentalmente sì, erano dei mostri, ma venivano da una realtà virtuale, quindi c'era un discorso che in realtà era già molto avanti rispetto all'epoca, che stiamo parlando di metà anni 90, in cui sono usciti. Quindi a maggior ragione ritrovarli adesso in un mondo che probabilmente è prettamente virtuale, con quei ragazzi che appunto avevano 6-7 anni, ora sono degli giovani adulti, è sicuramente un qualcosa di un ritrovarsi importante, no? Ci chiedono dalla chat se quindi si può aver visto, cioè vedere questo film senza aver visto Tree. Hanno già risposto in realtà, quindi per chi non lo sapesse evidenziamo che sì, comunque si può fare, ci dicono. Assolutamente, poi magari ecco, per fan dei Digimon, se questo film ha anche un discreto successo, perché fondamentalmente il passare al cinema è un passaggio importante, chi ne sa, poi magari doppieranno anche la serie regolare, ora stanno doppiando tantissime cose, tantissimi anime soprattutto, quindi a maggior ragione non si sa mai, visto che voi già siete i protagonisti, sicuramente può esserci questo ritorno anche sulla serie di Digimon 3, per concludere, è anche un capitolo importante che lo è stato comunque dei Digimon in Italia. È una mancanza la serie di Digimon 3, quindi ha fatto un po' riflettere il fatto che arrivasse il film senza la serie, ma secondo me può essere davvero un buon viatico per la serie stessa. Ragazzi, come è stata la lavorare? Quanto ci avete messo innanzitutto a doppiare questo film? Così raccontiamo poi dietro le quinte. Innanzitutto, adesso come si doppia, perché la gente non ha ben idea esattamente di qual è il lavoro del doppiatore, e noi cerchiamo sempre di raccontare un po' dietro le quinte per far vedere quanta passione e come è cambiato anche il vostro lavoro anche in questo periodo post pandemia, che penso che non sia dei più semplici, no? Non è più come una volta, mi raccontano dei vostri colleghi. No, purtroppo no, anche perché il film penso che sia stato doppiato forse, non lo so, correggetemi anche voi ragazzi, in 2 settimane? Sì. 2 settimane, okay. Più o meno. Che vabbè, insomma, i tempi poi si sono accorciati. Mia madre, sento comunque i maestri che raccontano del doppiaggio, quando si faceva un film o si doppiavano, qualsiasi che sia animazione o film con attori, insomma, si allungavano i tempi perché ci si dedicava più tempo. Poi con la tecnologia, andando avanti, piano piano abbiamo sempre tenuto a andare a stringere. Però insomma, in che senso come funziona? Ora, com'è il tuo lavoro di doppiatore? Cioè, come vai a doppiare da solo? Soprattutto come funziona anche rispetto a prima della pandemia? Perché io so che per un periodo voi siete anche rimasti fermi, no? Dovuto al problema del coronavirus, ora siete tornati quasi subito a doppiare, ma cosa è cambiato nel vostro modo di lavorare rispetto a prima? Ragazzi, intanto si fa una sanificazione tra un attore e l'altro, quindi c'è un tempo di attesa tra un turno e l'altro, in modo che la sala sia sanificata e ognuno entri con la propria cuffia. Questo ovviamente adesso è obbligatorio. E poi per il resto si fa tutto in modo individuale, quindi purtroppo è praticamente impossibile che si facciano turni con 2 o più persone dentro la sala. Quindi voi non vi siete mai visti praticamente, a meno che non avevate un turno vicino. Esatto. Io e Federico ci siamo incrociati. Io e Veronica. Quindi, tra l'altro, Gustavo Moderato dice: non oso immaginare come sarebbe stato doppiare insieme alle voci storiche dei Digimon come Alessio Cigliano. Ricordiamo che tutti i Digimon originali hanno le voci storiche, quindi c'è Massimiliano Alto, Alessio Cigliano ci sono, però giustamente non li avete potuti incontrare, no. Perché anche lì, il solito discorso. C'è sempre questo fatto che ormai si doppia praticamente da singoli. Sì. Adesso ormai ti danno l'appuntamento. Cioè all'orario stabilito si fanno esatto. Su convocazione. Però io parlando con i doppiatori, ecco, le voci storiche, come dice Federico, quelli ovviamente dai che hanno veramente fatto la storia del doppiaggio, che doppiavano tutti insieme,
e trovavano anche divertimento, trovavano anche ispirazione da questo fatto. Voi come vi trovate invece a doppiare da soli? Come trovate, come cercate di entrare nel personaggio e soprattutto come interloquite poi con quelli che sono i vostri colleghi che non vedete, non sentite? Intanto un saluto da Alessandro Campaiola. Che ci ciao, Ale. Ciao, ciao Ale, un bacione. Allora, a me personalmente manca moltissimo doppiare insieme agli altri, perché ti dà veramente un'altra energia, ti dà la battuta, proprio come recitare, che ne so, al cinema, a teatro, ti dà la battuta, tu rispondi veramente. Sì, interloquisci, no? Cioè, è come se averlo lì accanto, no? È importante, immagino. Invece senza di lui la vedo ancora più difficile. Io penso che voi vedete delle immagini, poi alcuni mi hanno detto che vedono anche dei labiali in alcuni casi e basta. Mm-hmm. Quando ci sono determinati film vedi solamente il labiale, quindi è ancora più difficile il vostro lavoro. Sì, a volte abbiamo la fortuna di sentire magari il collega che ha registrato prima in cuffia, quindi più o meno sentiamo qualcosa e riusciamo a rispondere. Però tante volte no, cioè siamo veramente da soli e ci appoggiamo a quello che vediamo e quello che sentiamo dell'originale. I nostri colleghi li salutiamo poi quando ci vediamo per prendere un caffè e basta. Esatto. Sì. Ma, quindi praticamente fa molto, penso, il direttore del doppiaggio a darvi le indicazioni. Sì, il direttore e l'assistente. Mm. Almeno non siamo totalmente soli. E che vi spiegano, per esempio, per questi personaggi? Cosa vi hanno detto? Oppure voi come vi siete preparati? Vi hanno dato delle indicazioni? Perché doppiare i personaggi giapponesi e penso ne avete doppiati quasi tutti, avete tutti quanti doppiato anime, mi sembra, perché più o meno i vostri nomi li so tutti, fra Sailor Moon, addirittura anche Bleach ultimamente, Fire Force, Mosè, Demon Slayer, Federico, quindi di che stiamo a parlare? Cioè non è la novità l'anime giapponese, alcune volte cercare di dare la voce a quello che è il seiyuu originale. E non è facile, anche perché sapete benissimo che ci sta un fandom abbastanza infervorato sulla questione. Quindi come vi ponete voi per cercare appunto di prestare la voce a questi personaggi? Ma devo dire che innanzitutto saluto il direttore Riccardo Bambini, lo salutiamo tutti. E Riccardo è stato straordinario in questo. Io, come ho detto prima, la prima cosa che ho detto, sono entrato in sala, ho alzato le mani, ho detto io purtroppo non seguivo la serie, aiutami. E lui è stato pazzesco perché mi ha spiegato tutta la storia prima di iniziare il film, siamo andati fuori, ci siamo presi un caffè, mi ha spiegato tutta la storia di Digimon. di appunto, grande. Veloce. Poi, tra l'altro lui conosce benissimo il giapponese da quanto so, quindi sì. Ha maggior ragione, sì, sì. Anche traduttore, adattatore. Sì, sì, sì. Quindi... Adattatore, sì sì. Infatti per quello è stato pazzesco, adattava... sì. Mi dava una mano nel dialogo, no? Devo dire, questo è un grosso cambiamento rispetto al passato, dove i direttori del doppiaggio, non per causa loro, però è difficile trovare un direttore del doppiaggio che sappia anche parlare il giapponese, quindi ti possa anche adattare e aiutare con quello che stanno dicendo i corrispettivi doppiatori giapponesi. Questo è sicuramente una cosa in più, no? Mi sembra... Esatto. No, non capita spesso. È vero. Da una mano... E quindi ti ha spiegato tutto, no? Su come dovevi fare, mi ha raccontato il personaggio e poi piano piano siamo entrati nel film. Abbiamo, che poi insomma, di nuovo, senza spoilerare, anche se sono usciti clip, insomma, un sacco di gente l'avrà visto, l'originale, il film, parte col botto, inizia con, insomma, subito con la battaglia. Quindi entrare subito nel film è stato un po' complicato, infatti abbiamo... doppiato tutto il film e alla fine abbiamo rifatto l'inizio perché ero entrato nel personaggio, avevo capito insomma il film, la storia, l'avevo vissuta e quindi si poteva fare meglio. Ah, quindi l'hai doppiato due volte l'inizio? L'inizio sì. Ah, pensa te, cioè giustamente perché io non l'ho visto il film, immagino, cioè era una scena molto importante, quindi per entrare maggiormente nel personaggio l'hai doppiato due volte. Sì. Intanto ringrazio lei del 98 che si è iscritto alle mie click per 10 mesi. Io a questo punto vedrei anche il trailer ufficiale senza entrare nelle clip spoilerose, così visto che siamo già un'ottantina ci vediamo subito. Ricordo che da domani comincia il film in tutte le sale italiane fino al 15, quindi diciamo un evento anche piuttosto lungo rispetto al solito. Allora arrivo subito.
Bene, si è chiuso di nuovo, perfetto, riprendo un attimo, scusate, no, la scheda. Bello della diretta. Il bello come della sempre, diretta. Come sempre, perfetto, ok, ce l'abbiamo. Condivido. Mi sentite l'audio? Scusatemi, io devo proprio andare. Non possiamo restare come in passato per sempre, no? Capita anche di dividersi le compagne. Voi comprendete come mai vengano scelti dei bambini come partner dei Digimon? Già, le infinite opzioni che abbracciano il futuro. E quando quel potere scompare, il rapporto tra partner coi propri Digimon viene infine cancellato. Significa che una volta diventati adulti, dovremo separarci dai Digimon. Un Digimon che sottrae la coscienza dei bambini prescelti. Finiscila! Le lotte forzate accelerano la separazione dal partner. Ma a te sta bene così. Significherebbe anticipare la separazione! Dannazione! Noi siamo pronti a combattere! Aiutiamo tutti quanti! Andiamo, amici! Sì! Può darsi che il fato non si possa cambiare, però il destino si può cambiare! Questa sarà la nostra ultima evoluzione! Digimon Adventure, Last Evolution, Kizuna. Dai, tu! Sei diventato grande, eh? E qui già comprendiamo qual è il tema che diceva Mosè, quello della crescita. Poi tra l'altro anche a livello nostalgia over 3000, perché hanno messo la sigla che chiunque conosce praticamente, anche se non hai visto i Digimon. Tra l'altro noi gli Anime Click, malati come siamo, di solito a Capodanno ci riuniamo tutti insieme, quando si potevano fare assembramenti ci riunivamo e praticamente affittiamo il karaoke giapponese dove Butterfly non manca mai e se la cantano anche 2-3 volte fino alle 3 di notte, sì, sì. Anche perché è la generazione quella dei trentenni di oggi che i ragazzi sì, hanno quasi tutti 30 anni, non sono bacucchi come me e sono cresciuti praticamente con quei miti lì, no? Ellie, i Digimon e Pokémon, diciamo, hanno cresciuto davvero sì, la vostra infanzia. Assolutamente, assolutamente, non c'è nessuno che non li conosca e che non li abbia seguiti, almeno un po', almeno un po'. Però ecco, rispetto al passato, dove abbiamo visto, vabbè, doppiatori storici veramente mitologici come Scigliano, come Massimiliano Alto, erano i doppiatori dei Digimon originali. Ora però, vedete, non so se avete notato, i doppiatori sono un po' più sotto la lente di ingrandimento dei fan. Cioè vi è capitato di avere i fan che adesso tramite i social, tutte queste diavolerie moderne, vi chiedono informazioni su come avete interpretato quel personaggio, magari discutono con voi anche la vostra interpretazione, anche perché ormai alcuni di voi sono volti noti, hanno fatto film importanti, comunque soprattutto il mondo anime è molto legato alle voci. E i doppiatori anime, diciamo, adesso rispetto al passato sono ancora più noti e soprattutto più raggiungibili, perché una volta dovevi trovare un numero di telefono, io mi ricordo per trovare di fan di Lupin, per trovare il numero di Del Giudice andavano alla stazione Termini, cercavano Del Giudice sopra le pagine gialle e lo andavano a telefonare, è successo. Mamma mia. Più di una volta. Ora invece vai su Instagram, diciamo, e più o meno vi trovano tutti. Vi succede una cosa del genere? Come vivete il vostro rapporto con i fan dei prodotti che comunque doppiate? Posso andare io? Vai. Diciamo che ci sono due scuole di pensiero. Appunto i fan che sono felicissimi di un cambio generazionale e i fan che sono molto affezionati al cast storico delle serie, giustamente. E quindi molti sono contenti, altri un po' meno. Cioè, almeno parlo, insomma. Ma sono venuti proprio da te a dirtelo? O è quello? Beh, molti scrivono, mi scrivono nelle chat. Siamo molto felici, ad esempio, facendo Sailor Moon, noi abbiamo il cast nuovo. Molti sono. Oddio, ovviamente... neanche più tanto nuovo, se posso permettermi, perché ormai sono passati diversi anni anche da Crystal. Sì, bravo, perché c'è stata anche la serie di Crystal al di là del film. Esatto. E quindi diciamo che ci stanno, ecco, due scuole di pensiero, quindi accettiamo, non possiamo piacere ovviamente a tutti,
però noi offriamo un servizio, lo diciamo sempre, a prescindere poi, ovviamente cerchiamo sempre di farlo bene nelle nostre possibilità, però poi non si può piacere a tutti. Chiaro, certo. Lo sai, tu pure ogni tanto con i fan che ti chiedono 8500 vocali e tu sempre rispondi. Ancora, la saga continua. Sì, sì, quella saga non è mai, non si è mai conclusa. No, no, penso no, mai. Io sono profondamente d'accordo con la premessa che ha fatto Monica, perché soprattutto in questo caso, insomma, noi, a differenza dei Digimon, siamo dei sostituti di colleghi che, insomma, ci hanno preceduto, nel mio caso, insomma, di Paola Maiano, che era la voce storica di Daisuke, appunto, e quindi c'è chi in qualche modo si aspettava anche il ritorno di quelle voci, nonostante i ragazzi siano cresciuti. Credo che la chiave più importante di lettura di questo fenomeno sia una, e risponde al nome di educazione, cioè tutto si può dire, ma con un determinato modo. Esatto. Concordo anche, pieno, sì. Anche perché, ripeto, io sono sicuramente un doppiatore molto giovane, ho fatto poco rispetto ai colleghi che sono anche qui presenti, ma la cosa innegabile è che, al di là della preferenza, i colleghi, lo dico non perché siano qua presenti, ma vale per tutti i colleghi che fanno questo mestiere con grande amore e dedizione, sono delle persone che spendono energie, tempo e passione in quello che fanno. Quindi la preferenza è sicuramente un dettaglio che va lasciato al singolo, ed è giusto che ognuno abbia i propri gusti, però non bisogna, ecco, andare troppo al di là di quella soglia che c'è tra il mio parere e il giudicare una professione che poi non si conosce nemmeno. E questo è un problema purtroppo odierno, e lo vediamo tutti i giorni, laddove, insomma, tutti sono esperti di qualunque campo e di qualunque mestiere. Ormai sono tutti anche direttori di doppiaggio, anche se non hanno mai visto una sala di doppiaggio in vita loro, questa è la cosa incredibile. No, esatto, però insomma la cosa che mi ha fatto molto piacere è vedere che comunque dietro a questo brand ci sia ancora molto molto affetto. Io sono stato team Pokémon per quanto riguarda i videogiochi, mentre per quanto riguarda invece la serie animata sono sempre stato più dalla parte dei Digimon, quindi insomma, e poi è bello. Sei visto contento di fare questo ruolo, perché tu eri proprio contento di fare Digimon, no? Sì, poi insomma io amo sia il prodotto che il mestiere, ma proprio da un punto di vista di appassionato. Quindi, per esempio, per me Federico già nel cast immaginario della serie ci sarebbe stato, no? Lo avevo immaginato o su Taichi o su Yamato, perché appunto lo doppiava Monica nella seconda serie. Ah, è vero! Quindi sarebbe stato un buon passaggio. Giustamente un passaggio di testimone proprio generazionale, no? Sì. Quindi ripeto, per me la cosa bella poi andare ad ascoltare l'edizione italiana in generale. Era un film che attendevo da quando è stato annunciato in Giappone, quindi poi trovarmi all'interno del cast è sicuramente stato ancora più bello. Però appunto incrocio le dita per l'arrivo di Tri, in cui io ho solo una sporcatura, però tutti i miei colleghi quantomeno possono, insomma... Esatto, dare una prova anche maggiore a livello di tempistiche, insomma, perché poi è un film molto corale in cui ci sono tanti personaggi che purtroppo però poi nel concreto magari parlano poco rispetto a Yamato e Taichi. E l'arrivo di Tri secondo me potrebbe essere anche molto interessante per il pubblico, che potrebbe veramente affezionarsi alle nuove voci. Assolutamente sì, poi io continuo a dire, noi facciamo anche queste live per far conoscere i giovani doppiatori, che ormai tanto giovani non so più, perché voi lavorate veramente da tanto tempo, quella è la cosa assurda, perché dico i giovani doppiatori per vedere i curriculum impressionanti, di tutti voi sono abbastanza impressionanti, ma anche soltanto anche a livello di serie TV e film, non soltanto di anime e cartoni animati. E quindi c'è, cioè, il rispetto per il vostro lavoro e soprattutto per quello che è la fatica che fate, perché comunque è un ruolo impegnativo, è un ruolo che comunque è continuativo, è un ruolo che comunque becca purtroppo in questi tempi anche gli insulti sui social e tutto il resto per quelle vicende che diceva Monica. Io appunto dico che concordo con Mosè, se si arriva a magari preferire qualcuno anche per nostalgia o comunque per affetto, è giusto, quei doppiatori erano bravissimi, tra l'altro c'erano anche i doppiatori, fra i doppiatori c'era anche la mamma di Federico, e quindi in realtà però un giusto passaggio di testimone dopo 25-30 anni secondo me ci sta, cioè, alcune volte succede anche in Giappone, vabbè, però in Giappone è una cosa diversa, ci troviamo a vedere Goku doppiato appunto da una doppiatrice che ha 90 anni,
però vabbè, sono anche timbri di voce un po' diversi, certo, e opportunità diverse. Federico, sì, sì. Come ti sei trovato appunto di solito con i fan degli anime? A te ti vengo, che so che tuo fratello è un altro che ti ha tassato tipo Mosè, facci Eren, facci Eren, facci Eren, soprattutto su quei personaggi, vabbè, Flash. Tu invece hai mai avuto persone che ti vengono a cercare per i tanti personaggi? Quali sono gli audio che ti chiedono a te? Sì, Alessandro, devo dire, ci sta di più. Ogni tanto, magari mentre sto cucinando, mentre sto, sento, li sterminerò tutti! E io un audio, tranquillo. No, io la vivo bene. Purtroppo io non sono molto social. Questo ormai è diventato un difetto. No, no, ma in realtà può essere anche una salvezza, una salvezza. Non... mi ci devo dedicare, mi piace mettermici quando, che ne so, sono in vacanza, sto tranquillo, allora ci posso stare pure le ore a mandare note audio, a fare dediche, a chiacchierare e a commentare i lavori. Però devo dire che, insomma, ogni tanto mi ci metto, come diciamo prima, ci sono modi e modi per chiedere delle cose o per commentare un lavoro fatto, e quindi io rispondo solo alle persone educate. E fai benissimo. Tra l'altro, vedi, persone educate dicono: poi mi spiegate il fatto del nuovo adattamento, non è più Digievoluzione, quella che conoscevamo tutti, ma Evoluzione. E vabbè, qui servirebbe l'adattatore e non il doppiatore, ricordiamo la differenza dei ruoli. Però purtroppo, ecco, se poi sì, magari sappiamo anche bene o male come mai questo è avvenuto. Allora, quello che successe nei primi anni 2000 è che la serie arrivò attraverso una vendita per quanto riguarda il mercato europeo, che aveva un passaggio da parte dell'America che ha cambiato notevolmente tutto. Come il brand. Come Pokémon, se mi ricordo bene. Pure Pokémon. Esatto, esatto. Soltanto che quello che noi abbiamo ricevuto in Italia era un ibrido, nel senso che cambiavano soltanto i nomi e la terminologia. Peraltro i nomi dei protagonisti, che venivano un po' più occidentalizzati, e i nomi dei Digimon invece per lo più erano tutti fedeli al giapponese. E invece per quanto riguarda poi il comparto, per esempio, sonoro, quindi le musiche di sottofondo e tutte le sigle, si è cercato in alcuni casi di adattare in italiano le sigle originali giapponesi, mentre proprio le musiche della serie erano quelle nipponiche. Invece in America proprio c'è stata anche una riscrittura anche da un punto di vista musicale, hanno cambiato veramente tutto lì. E quindi noi abbiamo, insomma, ereditato questo termine Digievoluzione, che forse da un punto di vista poi di marketing funziona per chi si affeziona al brand, no? Ed è diventato iconico, un po' come la storica onda energetica per noi, che poi negli ultimi adattamenti... Non è mai stata Kamehameha, ma era onda energetica. Poi secondo me è stata un'impronta rispetto ai Pokémon, perché la Digievoluzione lo capivi subito che arrivava dai Digimon, no? Secondo me esatto. È stato anche un po' apposta. Esatto, assolutamente. E quindi adesso però naturalmente il motto, secondo me molto giusto, di Anime Factory è quello di portare e di offrire un prodotto al pubblico che sia il più vicino possibile all'edizione originale, e quindi si è optato appunto per una rivisitazione anche di quei termini che erano, insomma, per noi iconici ma che non erano affatto giusti, e quindi è per questo che sentiamo Evoluzione, per questo che sentiamo Taichi e non Tai e via discorrendo. Ma il pubblico è cambiato, l'abbiamo visto anche su prodotti ancora più mainstream come One Piece, come, ecco, Naruto, cioè adesso poi si dice Naruto ma in realtà si dice, noi lo conosciamo come Naruto, però come sempre la generazione cambia, ora sono molto più precisi, c'è internet, all'epoca ti beccavi tutto quello che ti arrivava, anche che spariva praticamente il Giappone da qualunque anime perché veniva italianizzato o americanizzato il tutto, quindi figuriamoci, cioè, io mi ricordo ancora che c'era un Hello Spank dove praticamente ci avevano il ramen in mano e lo spacciavano per te, però si vedeva chiaramente, c'erano le bacchette, mai visto un tè preso con le bacchette, quindi, vabbè. Alberto, te invece come ti ritrovi col pubblico, te sei social... Come ti trovi, allora, con i fan? Io prima non ero molto social, poi devo dire con la pandemia un pochino ho giocato, mi sono divertito, un po' come tutti in quei giorni di lockdown, ho approfondito. E, sei pure su TikTok, sei andato? No. Ma, in verità sì. Ah, vedi? Questo è un mondo che francamente ancora... Io in pandemia, no, in pandemia proprio non so perché, c'è stato un momento che mi sono iscritto ovunque. Mancava solo forse Twitter,
però per il resto ho provato un po' tutto ed è stato pure divertente. Tutte le valvole di sfogo possibili. Sì, sì, sì. È stato anche divertente perché comunque vedevo che c'era un po' un riscontro col fatto che tutti stavano a casa, insomma. Sì. Era e hai avuto un riscontro sul fatto che ora i doppiatori sono un po' più conosciuti rispetto al sì. Perché una volta sentivi le voci, dicevo, oh, questa è la stessa voce di quell'altro personaggio, però non andavi ad approfondire. Ora invece c'è questo rapporto diretto quasi con alcuni doppiatori. Sì, un pochino sì, un pochino sì. Poi, come ovviamente hanno detto Mosè e Monica, prima di tutto l'educazione. Tu vedi richieste di messaggi, magari li apri quando hai tempo, per esempio, quando arrivi troppo tardi, troppo presto a un turno, magari stai in macchina, ti metti lì, fai qualche saluto. Quelli sono i momenti morti che magari a uno fa piacere pure fare un saluto. E con educazione rispondo con piacere. Quando vedo qualcosa di strano, magari richieste tipo da jukebox, allora nemmeno le apro. E poi, per quanto mi riguarda, devo dire sugli anime, ancora non ho provato questa minuzia, questa diciamo richieste proprio specifiche, perché adesso di recente sto facendo qualcosina di più, però giusto su qualche film di Lupin dove avevo partecipato ricevevo magari qualche domanda, ma eri tu in questo film, hai fatto questo, hai fatto quest'altro, però tutte cose insomma abbastanza carine. E invece sulle serie un po' di più, quindi qual è la serie che ti gettonano di più? Le serie sì. Quelle teen, quelle adolescenziali, tipo diciamo, ecco, questi film magari teen drama, quelle commedie di Netflix dove magari c'è il bellone o qualcuno un po' ti chiedono di fare l'augurio gettonato. Per il compleanno, no? Come sì, chiedevano sì, sì, sì. Al doppiatore di Brandon o di Dylan, esatto. Si cominciò così, c'avevano esatto. La segreteria piena di messaggi. Sì, 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 sì. Poi io comunque ho cominciato un po' più grandino rispetto a molti amici, anche rispetto a Federico e a Monica e penso Mosè, perché già andavo al liceo, quindi diciamo che ho accumulato adesso proprio negli ultimi anni questi... personaggi riconoscibili, altrimenti prima non mi capitava, quindi è stato anche un po' una novità, un po' una cosa a cui abituarmi. Ecco, domanda che vi faccio proprio, a parte, ecco, Veronica, poi tu sei, mi sembra sei la più giovane proprio del gruppo, te invece tu mi sa che sarai un po' più social. Lo sembra. Sì, io devo dire sono molto social. E devo dire i fan sono sempre stati molto educati con me, e anzi ho trovato che adesso anche noi doppiatori siamo molto, molto spesso siamo appassionati delle cose che doppiamo, no? Questa è la differenza rispetto al passato, voi siete già più istruiti, esatto. Diciamo, perché sapete almeno il prodotto, perché molte sì. Volte si trovavano davanti a cose che avrebbero avuto un successo clamoroso come Kenny il Guerriero, Goldrake, così. Ma giustamente all'epoca non avevi la coscienza di quello che stavi facendo, poi invece state andando su brand che già vi hanno cresciuto praticamente. Mm-mm. Quindi sì, non c'è semplicemente quello che ti chiede, sì, l'audio, ciao, il saluto, eccetera, ma veramente degli scambi, delle conversazioni sui prodotti, sulle varie cose. E questo per quanto riguarda anime e mondo giapponese. Poi io doppio un sacco di cose per bambini, quindi ho tanti messaggi di mamme che mi chiedono: ah, mio figlio ora fa un saluto, glielo puoi fare? Quindi... e poi mi rispondono i bambini carinissimi: ah, ciao, col nome del personaggio. Sei tu, che bello! Sono le cose più belle. Molto carino, molto bello. Qual è il personaggio? Scusami, Ale. No, vai, Fede. Perché i bambini ci credono proprio, cioè sì, quando sentono la voce, dicono, cioè, guardano la madre come di, ma lo senti? È lui, cioè, bellissimo. Bello. No, ma poi tra l'altro lo vedo proprio perché, ad esempio, mi ricordo, ecco, con un amico in comune con Mosè, Pietro Ubaldi, che fa Doraemon, sì. Ogni volta Pietro gli dico, senti Pietro, ma scusami, ma c'è un paio di bambini che vogliono sentire il tuo... Li mandi a questi bambini, sono felici come Pasqua. Dice, perché loro pensano che è davvero Doraemon, capito? Questa è la bellezza e anche il peso anche di avere queste voci importanti, di essere comunque riconoscibili come quel personaggio. Io però vi facevo la domanda sui fan, perché appunto, me lo sta ricordando il maschio, la Ettore, ma in realtà
Ettore, calma, era tutto già prevenuto perché aspettavo che eravamo pure tantini, siamo un centinaio adesso. Volevo ricordare l'appuntamento che avrete a Roma, al Cinema Lux, mi ricordo. Se, sì. Poi, appunto, se vuole venire Ettore a raccontare quell'organizzatore, così lo tiro stano, così ci dice anche quando, come, dove. Federico, stanalo. Beh, stanalo, così, perché so che non vuole venire in live. Escilo. Io mi ricordavo perfettamente. Se mi chiesto come organizzatore per spiegare questo evento del tour, c'era tua madre che mi stava spiegando. Posta. Prego, prego, prego. No, no, aspettare. No, no, prego, no, prego. Viene, scappa, scappa. Scappa, però ricordiamo l'appuntamento, però mi dovete dire voi il giorno. Perché il 12 dicembre, 12 bravissimo, dicembre, bravissimo, ore 17. Alle 17. Lux, esatto, multisala. C'è il meet and greet con i doppiatori e poi alle 17.30 invece c'è l'inizio della proiezione del film. Esatto. Al Cinema Lux, esatto, di Roma. Al Cinema Lux. Questa è una cosa che fondamentalmente ne parlavo pure lo scorso weekend, che ero a Milano con un editore, dice: ma c'è interesse da parte dei fan ad avere comunque un rapporto diretto con i doppiatori? Perché fondamentalmente noi siamo lontani dal Giappone, non verranno mai seiyuu, e non avremo mai gli animatori, i registi, se non in occasioni speciali. In realtà l'unico vero contatto che abbiamo con i cartoni animati e con le serie che ci piacciono siete voi. Quindi io ho sempre detto sì, anzi vanno fatti sempre più questi eventi, perché fondamentalmente fai conoscere i doppiatori, che sono anche degli appassionati e che sono felici di quello che stanno facendo, e la gente è contenta. Secondo voi questi possono essere eventi ripetuti? Che si possono poi rifare nel futuro anche in altri momenti, l'incontro con i fan quando c'è un film o comunque, ecco, eventi speciali con le uscite dei film che fate. Magari. Voi siete contenti, no? Sì, 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 sì. Assolutamente sì, d'accordo. Molto divertente, sì, è un piacere, sì, soprattutto per l'animazione. Ricordiamo che l'evento è organizzato da Anime Factory, Digimon Channel e Nipponauts, che poi verranno anche lunedì alle 10.30 nel nostro Manga Night. E queste sono cose importanti, perché, ripeto, noi ci siamo sempre battuti, appunto, perché non si finisse soltanto alla visione del film in sé, ma ci fossero dei momenti di condivisione. Quindi è fondamentale. Ragazzi, poi penso che avere un contatto diretto con i fan dopo tanto tempo di pandemia è una cosa che vi farà pure un po' strano, no? No, è bello. Io purtroppo ho scoperto oggi che purtroppo non potrò presenziare all'evento, come le storie. Sì, purtroppo non potrò esserci per lavoro, perché dovrò essere fuori Roma per girare un cortometraggio che, per colpa di tutta questa situazione, è stato spostato, rinviato, poi messo da una parte, poi ripreso. E purtroppo per chiuderlo abbiamo deciso tutti un giorno per mettere. Però quantomeno è un motivo positivo, ecco. Per sì, non, sì, 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 no, assolutamente. Però ecco, mi dispiace perché, come dicevi tu, Ale, sono importanti questi eventi. Sono importanti per creare anche un contatto, un legame, anche perché poi quando ci si vede si commenta il film, si rispondono alle varie curiosità. Diventa quasi un po' una magia, cioè c'è un botto e risposta che è bello e che purtroppo, per colpa di questa situazione, si è fatto sempre meno. Sì, assolutamente, assolutamente. Però vabbè, devo dire che voi non vi siete mai tirati indietro, anche a fiere, eventi, fra anche te, Alessandro, e qui si vede proprio la gente che viene per voi. Quella è la cosa bella, che a me mi ha sempre fatto piacere. Cioè, addirittura siamo arrivati a livelli che vi fanno filmare anche i manga, come se fosse ho visto anche questo, cioè, e quindi c'è questo interesse per il doppiaggio, perché poi uno legge sui social, no, è sempre meglio l'originale. A parte, ricordiamo, se vi piace l'originale, quando arriva il prodotto, comunque ormai sui portali streaming come Netflix, Amazon e chi più ne ha più ne metta, c'è sempre la possibilità di scegliere. Di scegliere, assolutamente, esatto. Quindi e non comunque, c'è... e comunque vai, noi siamo sempre, quasi sempre, molto fedeli all'originale. Quindi, come dicevo prima, noi offriamo un servizio per chi vuole ascoltare, certo, per chi vuole anche avere un'emozione anche tramite una voce italiana.
perché poi tutti quanti, ecco, ah no, no, perché noi vediamo le serie in originale, sì, ok, magari quelle inglesi, perché ormai la lingua, insomma, la conosciamo un po' tutti. Non ti preoccupare, anche sul giapponese dicono questo, quindi... Però, appunto, però dico, allora fate vedere ai vostri bambini i cartoni in giapponese e poi vediamo, perché c'era una somma teologica di Pasolini molto bella, che fa così, mentre il doppiaggio può essere fatto bene, il sottotitolo non può esserlo mai, perché un'immagine con delle scritte sotto non è più la stessa cosa. Quindi io penso che comunque anche vedere una serie, ovviamente è l'originale come in tutte le cose, in tutte le situazioni, per carità, ci mancherebbe, però... Diciamo che a meno che non sai la lingua, ricordiamo che anche il sottotitolo è un adattamento, quindi sì, certo. Non è non che non ti godi l'immagine, non ti godi, magari ti perdi ecco un particolare, perché sei più attento a leggere rispetto che a vedere. Quindi poi, per carità, è libera scelta, quindi ovviamente certo. Però ripeto, cioè appunto potete vederlo sia in originale sia in italiano ed è una cosa in più, comunque è una scelta. E ricordiamolo poi, Masè e anche Federico, gli altri, voi l'avete visto, no? Quando delle serie arrivano su Netflix doppiate, la serie per quanto possa essere famosa ottiene un plus incredibile, gente che ancora più diventa appassionata, perché sì, diciamolo, poi alla fine l'utente normale, quello che va su Netflix, è abituato al doppiaggio. E la cosa fondamentale che diceva Monica è questa: l'importante è dare un prodotto fedele, che rispetto al passato ora lo abbiamo, perché diciamolo, quelle, alcune cose storiche siamo legate a livello nostalgico, ma c'erano degli strafalcioni proprio di interpretazione, cioè personaggi sì, certo, cambiati, nomi cambiati, proprio alcune volte sensi, addirittura la nazione stessa non era manco considerata il Giappone, ma veniva data una nazione indefinita. Invece ora il prodotto, come ci diceva anche Mosè, e lo vediamo anche in tutto quello che sta facendo anche Anime Factory, di assoluta fedeltà al doppio, viene fatto sul giapponese, con traduzione dal giapponese, alcune volte con direttori del doppiaggio che addirittura sanno il giapponese, che rispetto al passato è qualcosa certo, di incredibile, e che penso sia un aiuto anche a voi doppiatori che vi dovete calare in ruoli difficili, perché alcune volte, ecco, quando ci sono personaggi che urlano così, io non vi invidio per niente, no? No, esatto. Le esatto, trasformazioni. Esatto, scusami, quelle. Poi no, peraltro io mi permetto, ti chiedo scusa Monica, se no, approfitto no, del tuo discorso per agganciarmi appunto ad un discorso che secondo me è molto importante, che è questo. Secondo me un appassionato, insomma, che vuole fruire di un prodotto in lingua originale è sempre liberissimo di farlo, perché come dicevamo prima c'è anche un discorso di gusti da aprire, da approfondire, ma la cosa che andrebbe sottolineata talvolta è che la comprensione di una lingua non va sempre di pari passo con la comprensione di come quella lingua debba essere recitata. Cioè io non posso sapere se in giapponese, magari pur conoscendo un certo numero di parole che mi permettono di seguire il discorso, quell'appoggiatura è giusta, quell'appoggiatura è ben fatta, quell'appoggiatura rende l'idea. Talvolta il pubblico... corretta. Esatto, talvolta il pubblico comunque anche sull'italiano non ha la dimestichezza di quella che è un'appoggiatura giusta piuttosto che una errata in quel contesto. Per cui quello che dico sempre io è che si sta andando a giudicare un mestiere. E quindi attenzione, nel momento in cui si dà un parere su quello che è l'emozione che tu puoi percepire, cioè quel suono, quella determinata armonia linguistica a me suscita delle emozioni positive e la preferisco rispetto a quello che può essere magari il suono dell'adattamento italiano, è sacrosanto. Dire l'attore giapponese, il seiyuu in questo caso, ha recitato meglio di, o l'attore italiano anche ha recitato meglio di quello giapponese, è sempre un azzardo. Quindi bisognerebbe insomma maturare anche delle competenze tecniche per poter entrare proprio nel merito di questa analisi, io mi permetto di definirla così. Però ripeto, questo poi esula da tutto un discorso di gusti che sono sacrosanti, e questo lo sottolineo, però a volte insomma confondere le acque non è proprio una cosa ottimale. E beh, quello che dice Carlo è giustissimo, in aggiunta a quello che dice Mosè, è che purtroppo sfugge il senso di adattamento, e quindi ci si aspetta che la peculiarità culturale e linguistica siano le stesse, e non è così.
ci sono da lingua a lingua tante sfumature linguospecifiche, quindi le si ritratta in maniera linguisticamente più vicina alla nostra, ed è lì l'adattamento, che purtroppo non potrà mai essere, anche vocalmente ci sono, c'è anche i doppiatori stessi, lo vedo, c'è un modo di doppiare in Giappone enormemente diverso rispetto all'Italia, quindi tanto di cappello a voi, per esempio, che vi calate appunto e cercate comunque di ricreare quel doppiaggio, anche lo vedo con le urla, a me le urla mi risulta, perché vedo che è qualcosa che con gli anime esce sempre e che penso che sia difficoltoso. Le corde vocali, quanto ve le giocate in quei ruoli? Io l'ho lasciato sul microfono, stanno ancora sul film, sì, si urla sempre, no, negli anime, vedo, soprattutto in questi anime abbastanza concitati. Beh, vedo che fondamentalmente alcuni doppiatori, sempre qui non faccio nomi, che sono già belli che avanti con gli anni dicono no, io basta quei ruoli anime, anche se mi richiamano, perché francamente mi sono fatto una gola così e ormai sono, cioè, se posso lo evito, perché è faticoso, no? È molto faticoso. Io poi spesso faccio le bambine piccole, quindi c'è la combo bambina giapponese che urla, cioè fantastico. Ragazzi, ci potete dire come siete diventati doppiatori? Perché io penso che tanti a casa ce lo chiedano. Qui comunque... già ci dicono che qualcuno seguiva Veronica da quando leggeva Storia. Grazie. Esatto, io non riesco a sentire la sua voce che racconta storie horror, perché mi sembra appunto una voce da ragazzina, no? Da bambina. Cioè, e tu raccontavi storie horror. Sì, avevo un canale YouTube con degli amici, ma qualche anno fa, che è diventato in realtà molto famoso, quindi poi tanta gente mi scrive per questo, effettivamente. Vedi? Che si aggiunge alle tante richieste del... Sì, ci chiedono... Sì. Mi leggi questa copypasta un attimo? Ah, ecco. Mi ascoltano perfetto. Prima di andare a dormire, questa è la cosa inquietante. Vabbè. Sì, abbastanza inquietante. Fantastico. Alberto, dici, quindi... come sei diventato doppiatore? Cioè, hai detto che tu sei diventato, cioè, ti sei occupato di questo, però più in là rispetto agli altri. Sì, sì, sì. Io andavo già al liceo, quando ho conosciuto per coincidenza persone che lavoravano in questo ambiente, in questo mondo, e me ne sono appassionato. Poi, piano piano, ho iniziato a seguire i turni. All'epoca era un po' più semplice, perché ovviamente era... diciamo, ecco, c'erano le sale aperte, e insieme a un percorso di teatro, e quindi piano piano, iniziando a fare i piccoli turni, ho cominciato. Questo è stato un po' il percorso. Veronica, te mi sa che hai cominciato anche su YouTube, magari, cioè, perché molti dicono faccio le prove su YouTube. Come sei diventata su doppiatrice te? No, allora, su YouTube facevo solo questa cosa qui, che era una roba che facevo per passione mia, perché è una passione per le storie horror e cose del genere, quindi era un'altra cosa. Però può aiutare anche comunque nella dizione, nel parlare, perché più ti eserciti meglio è, da quanto ho capito. Allora, però bisogna fare attenzione a questa cosa, perché esercitarsi esatto. A casa... non è imparare con un professionista che ti segue, okay, o guardare un professionista che lavora, ovviamente. Quindi è tutta un'altra cosa. Allora, io sono nata e cresciuta a Trieste, quindi finito il liceo mi sono trasferita a Roma e da lì ho cominciato a fare sì vari corsi di teatro, dizione, doppiaggio, quindi per specializzarmi poi nel doppiaggio. E più o meno come Alberto, nel senso ho fatto tanti mesi di... gavetta, come si dice, ho seguito tanti turni degli altri, ho assistito tanto, poi comincio a fare i primi turni magari di brusio, le cose più piccole, e poi piano piano arrivano magari anche i provini su parte, i ruoli un po' più importanti, insomma. Questa è la cosa che mi dicono anche altri doppiatori, che purtroppo adesso il brusio non si può più fare causa Covid, e quello aiutava tanto i giovani doppiatori. Sì. Sì, oddio, si fa in modo diverso, nel senso mi capita magari di andare in sala, mi chiamano e mi dicono ma vieni a fare queste 15 righe di questa cosa. In colonna qui, separata anche quello. Mm-hmm. Sì, troppo sì. Mm-hmm. Sì, sì. Che qua è un'altra cosa fantastica di voi doppiatori, è che perdete davvero l'accento. Che abbiamo perso? Alberto. Alberto, sì, Alberto. Saluto. Ah!
Che per esempio Tezza di Trieste, mio fratello ormai vive a Trieste da tanto anni, non si sente proprio, cioè siete bravissimi, ormai la dizione è entrata nel vostro sangue. Ma anche i fratelli Campaiola, quando sono liberi, la romanità si sente, però quando quando siete quando dovete interpretare quel personaggio vi trasformate, no? Ed è questa l'abilità che avete, io non so come fate, cioè voi a cambiare voce dalla vita normale a diventare appunto doppiatore, perché noi abbiamo sempre parlato romano da piccoli, era caduto, noi abbiamo iniziato da piccoli, poi abbiamo smesso e ripreso un po' più grandi verso l'adolescenza. E quindi abbiamo sempre parlato romano a suon di scappellotti e pizze di mamma, a suon di no, si sente il romano, no, 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 piano piano, piano piano, piano piano. E ricollego al discorso prima di Veronica, che è giusto non allenarsi a casa, nel senso studiare con dei professionisti, e questo quello sempre. Però a me riprovare a casa, con Ale ci eravamo costruiti questa piccola sala di doppiaggio improvvisata, ci ha aiutato molto per l'addizione, perché comunque poi siamo sempre stati molto autocritici, cioè ogni cosa che facevamo non ci piaceva, no, riproviamo, no, senti, qui si sente romano, e piano piano siamo andati un po' a levare. Poi voi vi dai tanto da fare anche col teatro, voi avete tante passioni extra doppiaggio che in realtà poi si ripercuotono sul doppiaggio stesso, perché avete formato il gruppo dei Fuori Sync, no? Assolutamente sì, il teatro è stata una scoperta, e il primo spettacolo l'ho fatto verso i 16 anni e mi sono innamorato, soprattutto del cabaret, della comicità, delle commedie, e abbiamo formato questo gruppo facendo vari spettacoli e mi sono reso conto che mi ha aiutato anche nel doppiaggio, cioè poi capivo quando si diceva ah vedi si sente che vieni dal teatro, io quando ero piccolo non capivo bene la differenza, e mi ha aiutato proprio ad aprirmi, a darmi più sicurezza, no? Perché il teatro non c'è stop, arriviamo, no, la devi dire, la devi essere buona, no? Quindi mi ha aiutato tantissimo, sì. Nel tuo caso, quanto poi è anche quanto è importante, ma anche quanto è pesante portare un cognome come il tuo, perché siete una famiglia di doppiatori fantastici, diciamo una saga proprio, siete che continuate ad avere successo, perché voi siete gli ultimi due di una famiglia che comunque doppia tantissimo. Sì, beh, da una parte è stato un bene, dall'altra è stato un po' un... non vorrei dire peso, però diciamo che insomma questo è un mestiere molto difficile, dove, cioè, scusate il rito, c'è una battuta in uno spettacolo, dicevo, dove sei cane se sente. Questa battuta durante lo spettacolo sono scivolato, quindi potete immaginare le risate, le prese in giro. Quindi è molto difficile, e inizialmente molte persone si sono rigirate e giustamente hanno detto senti, ma con un nome come il tuo, ma perché stai a fare sta roba? Come sai fare? Vai a casa. E quindi ecco, da quel lato è stato un po', oddio. Perché tutti pensano, visto, è facile, no, secondo me non è facile, è ancora più difficile, perché cioè, non è che sono due doppiatori, cioè, sono doppiatori comuni, sono doppiatori come Monica, come Luca, cioè avete a che fare anche con predecessori importanti, quindi... E che ve la state cavando è tutta una cosa positiva, perché non è affatto scontato una cosa del genere. No, siamo contenti. Mi viene in mente sempre quando parlo di queste cose un aneddoto di un po' di tempo fa, quando ancora si poteva entrare nelle sale, insomma non c'era tutta questa riservatezza, di un ragazzo che mise un video su YouTube dove attaccava tutte le famiglie del doppiaggio, dicendo che era una casta, che insomma non riusciva a entrare, e attaccava principalmente la famiglia nostra, mio zio, mia madre. Questa poi è stata raccontata dal mio zio Luca, questa storia. Immagino poi come, perché sarà stato divertentissimo anche il racconto. Perché lui l'ha rintracciato questo ragazzo su YouTube. Pensate. L'ha scritto, l'ha chiamato e gli ha detto ti posso invitare un giorno in sala con me? E lui, questo ragazzo, ha detto sì,
Ah, mio zio ha preso la macchina, lei è andato a proprio prendere lì a casa, l'ha portato alla dubbing, l'ha prelevata, sì, l'ha portato lì, l'ha fatto assistere a un film, insomma, che stavano facendo lì, ci ha parlato durante le pause, insomma, gli ha spiegato bene come funzionava il mestiere. Questo ragazzo poi è tornato a casa, ha fatto un altro video dicendo: ragazzi, ho detto una marea di fregnacce, niente. È una cosa molto complicata. Non ci ho capito niente, ha detto. Monica, invece tu come hai iniziato e com'è andata la tua carriera di doppiatrice? Come i tuoi primi passi? Come si diventa? Perché molti lo chiedono, in effetti, perché c'è questo sogno un po' nel cassetto. Ellie, pure te sogni tuttora, no? Ogni tanto di fare questo passo. Allora, diciamo che io, un po' come Alberto, in realtà non inizio da adolescente, anzi anche in tarda età ho iniziato, in tarda età ovviamente rispetto a chi lo fa già da piccolo. E io frequentavo l'Accademia Cinematografica e la cosa è nata un po' per caso. Mia madre un giorno lesse su un giornale un articolo in cui c'era il grandissimo Giorgio Lopez, che tra l'altro è venuto a mancare anche da poco, che insomma faceva questo corso di doppiaggio. E lì per lì onestamente non ero un po' titubante, perché comunque già frequentavo appunto l'accademia, mettere tutta questa carne al fuoco, non so quanto insomma all'epoca, vabbè, comunque poi alla fine invece ho fatto bene, ho seguito il consiglio di mia madre e ho iniziato a frequentare questo corso. E come dicevo già in un'altra intervista, Lopez ha creduto in me prima che lo facessi io e quindi da lì è iniziato tutto. Ho iniziato a frequentare le sale come spettatrice, perché comunque all'inizio ovviamente puoi essere attore, però poi comunque ci vuole anche una tecnica nel fare il doppiaggio. Ecco, e io brava, tecnica... perché come diceva Veronica, no? Perché ok, esercitarsi a casa, però devi sempre... Certo. È un lavoro, siete sempre in esercizio, è come se fosse un'attività fisica, no? La vostra, sempre, che dovete abituare sempre le corde vocali. Sempre. Ed è una scuola, cioè tuttora è una scuola, ogni volta che noi andiamo ad un turno facciamo un nuovo lavoro, che può essere un cartone, un TV movie, un film, quindi comunque sia ogni giorno è una scuola anche per noi. Ci e anche se sempre. Noi, sempre, parlo per me, se io mi sento in un cartone di 5 mesi fa e oggi doppio un altro cartone, il lavoro di oggi a me ovviamente piace molto di più, perché già in 5 mesi con un lavoro quotidiano come il nostro comunque è un bagaglio ovviamente maggiore, hai un bagaglio maggiore. E da lì poi a quei primi brusii, tanti brusii, per anni ho fatto solo brusii. Ricordiamo cosa sono i brusii, sono proprio quelle voci di sottofondo che ancora... Sì, un rabarbaro, noi lo chiamiamo, no? Siamo quando, per esempio, stai allo stadio, quelli che dicono gol, o stai al bar, quelli che parlano in sottofondo. Che sì. Ora ultimamente in certe cose sto vedendo non ci sono, perché tengono gli originali inglesi, che è un effetto bruttissimo. Sì. Se posso dire. Sì. E niente, poi successivamente sono arrivati anche altri direttori che hanno creduto comunque in me, quindi mi hanno affidato i primi piccoli ruoli, anche se non c'è distinzione tra piccoli e grandi ruoli, perché poi ogni ruolo ha delle particolarità e quindi vanno bene le 5 righe come le 200. Ovviamente a livello di soddisfazione personale poter fare un ruolo di sostanza ovviamente è appunto è una soddisfazione che ci portiamo a casa, però anche nel piccolo ruolo noi offriamo questo servizio e quindi insomma lo facciamo con tanta felicità, ecco, è sempre lavoro e passione, ecco, perché poi la cosa positiva è che questo lavoro è un gioco. Almeno io parlo per me, cioè nel senso mi diverte, quindi io mi sveglio la mattina che al di là del traffico romano io sono molto felice di andare ai turni, molto, perché comunque gioco, mi metto in gioco e gioco. Quindi veramente secondo me, spero di parlare un po' per tutti, ma facciamo sì, uno dei mestieri più belli in assoluto.
Sì, però ecco, tu dici, offrite un servizio, ma voi siete anche degli attori, siete degli artisti anche da questa parte, che vi va riconosciuto, secondo me, questo ruolo, e io mi batterò sempre affinché non passi l'idea soltanto di un servizio. Perché sembra una cosa, quasi si va bene, c'è questa cosa in più. Voi fate una, è come siete come degli attori che vanno in televisione, solo che voi vi si sente con la voce. Dimmi. Scusa se ti interrompo, Alessandro, aggiungere una cosa, che solitamente uno dice, ah no, ma forse siete degli attori a metà, perché l'attore a 360 gradi non ci mette solo la voce, ma ci mette il corpo, eccetera. Io penso proprio il contrario, cioè no, il contrario no, nel senso, però non lo credo, perché noi veramente dobbiamo ricreare tutto, solo con la voce, tutto quello che invece un attore ha fatto con tutto, quindi con la voce, con gli occhi, con il corpo. Quindi secondo me, ora non è che voglio portare acqua al nostro mulino, però è veramente difficile, perché noi con uno strumento, cioè la voce, ovviamente poi interpretando, quindi magari anche avendo ovviamente anche noi delle emozioni, dobbiamo ricreare tutto, tutto. E quindi secondo me non siamo assolutamente attori a metà, anzi. Guarda Monica, io ti dico un'esperienza mia personale. Una volta mi sono trovato con Carlo Valli che leggeva Robin Williams e a me mi è venuto da piangere. Cioè, secondo me, se tu con la tua voce, con la tua bravura, riesci a offrire le stesse emozioni che ti dà l'attore che sta facendo, che è un grandissimo attore, cioè che artista a metà sei? Sei un attore totale. Anzi, è ancora più difficile, secondo me, il vostro ruolo, perché poi è anche forse anche un po' più ingrato, perché diciamolo, ultimamente siete un po' più conosciuti, ma altre volte uno interpreta quella voce come la voce di Robin Williams o dell'altro attore o di chi interpretate, ma nessuno dirà è Monica Volpe, per esempio. E questa è una cosa, secondo voci me, anche un po' ingiusta. Come il premio. È così. Poi alcuni doppiatori sono anche contenti di questo perché non vogliono essere rotti le scatole, detto per noi. Mi piace questo ruolo di... Però alcune volte in realtà, ecco, tira fuori questo argomento. È comunque gratificante, io penso che per tutti sia gratificante essere riconosciuti in senso lato, nel senso non quella è Monica Volpe, quello è Federico Campaiola, no, riconosciuti in quello che abbiamo offerto, che come dici tu, non nel servizio, nella nostra emozione, nel nostro lavoro, con la nostra passione, quindi essere riconosciuti per quello che facciamo. E visto le emozioni che riuscite a ricreare e che in realtà poi sono già state fatte da altri, quindi la difficoltà è doppia. È doppia, e poi di solito l'attore è anche un creativo, no? Noi ad esempio nei cartoni abbiamo la possibilità di essere un pochino più... di metterci del nostro, non che nei film non sia così, però in maniera sempre molto limitata. Nel cartone già c'è questa cosa un pochino più che si può fare maggiormente, quindi anche questa cosa è limitante per noi attori, perché magari io vorrei metterci del mio, ma non posso, perché io devo ricreare quello che ha fatto già qualcun altro, quindi diciamo che ora c'è un po' meno libertà anche nei cartoni, perché mi ricordo sempre Marco Guadagno che diceva, vabbè, io poi creai il personaggio del Puffo che diceva che è vero, ma me lo inventai io. Cioè c'era più libertà prima, ora invece anche sui cartoni animati dovete andare sulla fedeltà, come è giusto che sia. E alla fine comunque, secondo me è ancora più difficile, perché magari con una lingua giapponese, come diceva Federico, no? Penso che Bambini in quello è stato anche bravo a darvi una mano, la lingua giapponese è quanto di più lontano dalla nostra da questo punto di vista. Io non so veramente come fate alcune volte a ricreare quei personaggi. Io penso anche a Mosè con Zenitsu, per esempio. Lì se stavo, te l'abbiamo detto più volte, però veramente non era facile, anzi già mi aspettavo il fuoco di fila dei fan di Demon Slayer. No, lì è andata bene poi, perché il pubblico, diciamo, ha anche apprezzato l'edizione italiana della serie e del mio personaggio. La cosa fondamentale, secondo me, è sì, rendersi conto che dobbiamo mantenere una fedeltà quantomeno nel testo, però poi dobbiamo fare da ponte culturale, quindi determinati tipi di impostazione della battuta, il modo in cui magari... Parlavo di appoggiature prima, no? In cui devi appoggiarla, in cui devi recitarla, comunque deve essere un suono che suona familiare alle orecchie del pubblico italiano.
Quindi per quanto ci possa essere una fedeltà poi da un punto di vista dei testi, ed è la cosa secondo me più importante, poi da un punto di vista interpretativo secondo me ci deve essere ancora oggi un po' di libertà, perché comunque l'attore non può ingabbiarlo e metterlo insomma in quattro mura in cui deve seguire, se no diventa un imitatore e non è più il nostro mestiere, e soprattutto diventa poi non soltanto sgradevole, perché è come sentire poi una nota stonata, ma diventa anche poi poco carino per noi, perché si entra in una questione di meccanica tale per cui tu non vai più a fare questo mestiere con passione e con amore, ma vai con insomma quasi d'ufficio, sapendo che devi ascoltare un suono e riprodurlo nella tua lingua. E quindi a volte avere un po' di estro, poi è chiaro che magari un direttore del doppiaggio piuttosto che un altro, così come ultimamente c'è anche la presenza a volte del cliente, no? Possa portare a dire no, guarda, secondo me ti stai allontanando un po' troppo, torniamo su questa strada che invece è più vicino all'originale, piuttosto che questa alternativa funziona, magari non è proprio uguale, però è carino, funziona, si sente bene, è una cosa interessante, il pubblico può apprezzarlo magari di più o di meno, perché la cosa secondo me bella sta proprio nelle differenze linguistiche che intercorrono tra i vari paesi, no? Quindi mantenere questa identità culturale, no? Queste peculiarità che poi emergono attraverso anche lo stile di recitazione che ogni paese ha, è molto importante ed è molto bello, così come anche prima si parlava della dizione. È bello che in sala di doppiaggio poi quando uno va al cinema sente gli attori che parlano insomma un italiano pulito e perfetto, però è anche molto bello sentire le persone, anche se sono dei professionisti, che poi nella loro vita di tutti i giorni hanno l'accento romano piuttosto che appunto la cosa che è sempre divertita, certo. La bravura è anche in questo, ma certo. Ma voi cosa pensate sul fatto che molte volte si richiede che il doppiatore abbia la stessa voce dell'originale? Questa è una cosa che chiedo di solito anche ai direttori del doppiaggio. E molti rispondono sì, ultimamente, perché molte cose si seguono anche in originale, vediamo anche questa cosa. Vi è mai capitato di essere stati chiamati perché avevate la voce molto simile dell'originale? Sì, mi è successo, in alcuni casi è successo, non sono d'accordo però, perché comunque si deve fare un discorso di aderenza. Cioè io ho una voce leggera e ad oggi che ho 24 anni magari stona fino a un certo punto, magari se ci ritroviamo tra 15-20 anni e la mia voce non si è appesantita a sufficienza, è vero che magari se io facessi un film come attore e poi va in America si potrebbe cercare di mantenere una coerenza con quella che è la mia voce, però ad occhio un bravo direttore potrebbe dire sì, d'accordo, però si sente che il ragazzo c'ha una voce un po' scollata per la sua età, cerchiamo una soluzione che non si avvicina magari a quella della sua vera voce, ma che si incolli al volto. Quindi questo, la magia sta anche giusto in questo. Quindi a volte sento e leggo insomma del discorso, no ma è diverso, sì, però se poi l'interpretazione, cavolo, mi ha emozionato, e se quella voce si sposa bene a quel volto, alcune volte è letteralmente impossibile farla uguale, perché io mi ricordo sempre, per parlare di un altro campagnolo, Alessandro, con One Punch Man, con Saitama, era impossibile di fare uguale, identico al doppiatore originale. Allora lì si sono inventati, ecco, un altro tipo di vocalità che però fosse adatto al personaggio, ed è quello che vedo anche fare con voi. Io poi con Federico l'ho visto per esempio nella Forma della Voce, che è stato un altro ruolo dove lui è stato molto molto bravo, e lì praticamente la voce è diversa ma lui riesce a dare le stesse emozioni, perché è un film molto molto toccante. Ragazzi, io vi volevo chiedere, visto che stiamo in finale, qual è, a parte ecco Digimon che è l'ultimo film, il ruolo che vi è piaciuto fino adesso interpretare di più, ma non solo di cartone animato, di tutto? Partirei da Veronica. Ok, così su due piedi direi Hilda, che è un cartone che sta su Netflix, tratto sempre sì da dei fumetti, però è inglese, mi sembra. Sì, che è molto bello, io dico sempre che è magico, perché è un mondo bellissimo di elfi, troll. Lei è una bambina coraggiosissima, avventuriera, che vive mille avventure e vuole sempre il bene di tutti e tutto, è amica di tutte le creature del mondo. E niente, mi ci ritrovo molto in lei e mi piace molto il cartone, cioè sono veramente una fan. E quindi direi quello.
È un ruolo che vorresti avere invece, un tuo sogno nel cassetto? Allora, beh, io sogno di doppiare la protagonista di un film di Miyazaki o dello studio Ghibli. Sarebbe il mio sogno proprio. Top. Purtroppo ormai sono rimasti pochi perché lui c'è giusto il prossimo, però quindi non si sa mai. Che, beh, lui poi ovviamente c'ha anche una certa, anche lo studio, però ecco, può succedere. Ci vedrei in effetti. È una sonorità molto adatta a quel tipo di film, che sono attrici, sono più o meno personaggi molto giovani, sì. Le eroine soprattutto. Monica, invece il tuo personaggio che hai doppiato, che ti ha dato veramente soddisfazione, immagino tutti, però uno su tutti. Allora, ti dico Django perché forse per la prima e l'ultima volta mi hanno distribuita su una ragazza di colore. Perché a livello vocale, torniamo un po' al discorso di prima, che io concordo in assoluto con Mosè, se ti incolli, ti incolli, nel senso quello era un personaggio anche molto particolare e non è detto che una voce più leggera non sia possibile da attribuire a una ragazza di colore, perché chi lo dice? Quante ragazze di colore ci sono che hanno delle voci leggere? E quindi Django. E invece un ruolo scena... che ti piacerebbe... Ah beh, sì, Federico, la scena ci ho pensato anch'io. No, scusate, no, ci tenevo a dirlo perché per me sì. Django è quella scena lì, cioè a me mi fa sì. sentire Mario Cordova e te, sono bellissimo. Pazzesco. Grazie. Sei stata bravissima. Grazie, invece un ruolo grazie. Che vorresti avere? Un ruolo che sogni di avere? Una bella principessa Disney. E anche là una voce che secondo me è azzeccatissima, Noelli, con questa voce sì. che ci pensa grazie. Di tantissimo. Grazie. Aspettiamo. Attendiamo. Fede, invece te il ruolo che hai preferito? Ruolo che ho preferito forse Ready Player One. Tra l'altro mi dai proprio il senso, cioè secondo te Digimon e Ready Player One, i protagonisti di si collegano un po'. Si collegano un pochino, sì. No? Sì, tantissimo, sì. Beh, Ready Player One, rispondo però a Ready Player One perché è stato il primo film nerd che ho fatto, anche perché adesso non seguo i Digimon, quindi magari posso non sembrare nerd, ma in realtà... No, ragazzi, abbiamo un passato di... E quando mi hanno chiamato per quel film ho detto ok, la prima cosa... Tra l'altro ce l'avevo anche qua in versione 4K, però vabbè, dai, come sempre quando... Poi è bellissimo, che io ho adorato il libro, poi... Fantastica interpretazione. Mi ha fomentato tantissimo. Poi c'era una scena, proprio per far capire quanto ci tenevo al nerdismo, c'era una scena, senza spoilerare, dove un personaggio lancia una token, cioè il mio personaggio lancia una token, che è una mossa di Street Fighter. Che vuoi di più? No, c'è stato il dubbio inizialmente di lasciarlo in originale. Allora mi sono girato verso il direttore Carlo Coso e gli ho detto Carlo ti prego. Fammi urlare. Ma dove? E quando mi ricapita. Al volo. Invece un personaggio che vorresti, o un attore, un ruolo che vorresti avere? Il sogno nel cassetto. Sì. Stranger Things l'hai fatto? Super. Ammazza, oh. Vabbè, tuo fratello ha fatto Flash, quindi te sei super. Scuola di supereroi. Sempre lì. Beh, cioè, no, effettivamente vi piacciono i supereroi a voi in famiglia. Siamo cresciuti. Alberto, invece te, il tuo ruolo che hai preferito, invece quello che vorresti avere? Allora, recentemente un ruolo che mi è piaciuto tantissimo era in una serie che si chiamava Deadly Class. Che praticamente era una scuola di assassini. E io non so perché, ma il personaggio era molto introspettivo, quindi aveva tipo quei cambi da voce pensiero a vita reale, no? E quindi mi è piaciuto tantissimo, ne sono super affezionato, anche se poi purtroppo la serie non è stata rinnovata, non è andata avanti. E anche se era scritta benissimo dai fratelli Russo e aveva una fotografia e delle musiche pazzesche, però purtroppo non è andata avanti e a me quel personaggio così psycho mi piaceva tantissimo farlo.
Invece sogno che vorresti, un ruolo che vorresti avere? Sogno. Ma Batman, ti direi, no, sai che ti direi un'animazione Disney. È Ah, sogno, dai, perché insieme, non Alberto, mi è, dai, no, insieme. magari, no, non mi è capitato, un'animazione Disney. Cioè, mai lavorato? No, perché non vi è mai capitato comunque un prodotto animato della Disney a voi? Animato a me no, Sì. mi è capitato di partecipare a Alla film, a serie. serie, anche ai tempi, insomma, Disney Channel e tutto ciò, Però però manca, diciamo, il film Disney che un po' ci ha manca, cresciuto a tutti. sì, ci sarebbe bello, bella esperienza. Mosè, invece, tu non te l'ho mai chiesto, qual è il tuo ruolo preferito fra quelli che hai fatto? Ne hai fatti diversi ultimamente pure. Ma allora, rimanendo sull'ambito televisivo, sicuramente Ivar the Vikings, che è una serie a cui io sono molto molto legato, e da un punto di vista di animazione, Ren di Shaman King. E invece in futuro mi piacerebbe fare una serie ben strutturata come lo è stata Breaking Bad. Non Ma che pretendo, non ho un ruolo, ecco, in mente, però partecipare a un progetto simile. un futuro cult. Un futuro Esatto, cult. esatto. No, poi vabbè, tu su Vikings c'è tutta questa storia che dovevi fare un ruolo che doveva sparire quasi subito, in realtà poi ti sei trovato tu malgrado, no? A dover fare una Sì. serie continuativa. Quindi questa è la sorpresa del doppiatore, che voi non sapete mai che personaggio andate a fare, cioè quanto durerà alcune volte il suo ruolo, soprattutto quando fate serie TV. E poi magari vi aspettate che duri poco e poi vi ritrovate una serie di 500 10 stagioni. puntate, 10 stagioni. Esatto, sì. E quella è anche la cosa simpatica. Ultima domanda che vi faccio, che ve lo facevano fare il pubblico: che ne pensate di questo film? Se un po' ve ne siete un po' resi conto, perché ricordiamo che voi doppiate in singolo e quindi prettamente le vostre parti. Per quanto riguarda le vostre parti, come vi siete resi conto? Com'è questo film? Come lo giudichereste? Io mi sono fomentato tantissimo. E non ho mai seguito i Digimon, quindi la dice tutta. Cioè, sono tornato bambino, alla fine ho pianto, penso che c'è stato tutto in questo film. Lo consiglio veramente a tutti. Sì, inoltre è Dici, dici. una bella occasione per tornare al cinema Esatto. in questo periodo, quindi fa ancora più piacere. Un cult, come abbiamo detto, la chiusura di un cerchio, di un percorso, e quindi è stato bello partecipare. No, ragazzi, torniamo al cinema finché ne possiamo, perché qui non si sa mai, Sì, è sempre. effettivamente. Abbiamo la spada di Damocle sulla testa, Io praticamente, ripeto, ormai. Mamma mia. tornare al cinema e vedere certe cose al cinema è un'emozione che la TV purtroppo non riesce a darti. Io non lo so, almeno è il No, mio pensiero. è vero. No, no, L'altro no, giorno anche. vedevo Arcane sul 55 Wow. pollici. Io dicevo, mazza, pensa a vedere Arcane al cinema. Cioè, che è una serie Mamma mia. animazione pazzesca con colori fantastici. Quindi un film d'animazione, un film tutti, ma i film d'animazione secondo me vanno visti al cinema, con le musiche, con le voci tutte sparse. Sì. Cioè, Davvero. assolutamente. E Ellie, vogliamo ricordare l'appuntamento appunto con tutti i Sì. doppiatori Ricordiamo dal vivo, appunto. proprio al cinema, proprio per ritornare in tema, a Esatto, Roma, ricordiamo al appunto a Cinema Lux. Roma al Cinema Lux, giorno 12 dicembre, domenica 12 dicembre alle ore 17 per l'incontro insieme ai nostri doppiatori e poi 17:30 proiezione del film. Assolutamente sì, Mosè, prossimi appuntamenti, hai qualcosa in serbo, Cosa qualcosa che bolle vuoi in dire, pentola? cosa bolle in pentola, anche non prettamente di doppiaggio? Questo è il momento Marchetta che mi fa sempre piacere, perché voi doppiatori fate tante tante cose di cui magari vi diranno sempre, ma che personaggio fai? Ah, ma ci fai la voce. Invece magari fate anche cose di Federico, di te un po' lo so, degli altri no, quindi Sì, ci potrebbe sì, sì, sì. essere delle cose simpatiche che fate e che magari questo è il momento, dite. Cioè, faccio una cosa a teatro, venitelo a vedere. Cioè, se avete dei No, in questo progetti. momento io, nonostante il teatro l'abbia sempre fatto, in questo momento non ho in cantiere spettacoli perché appunto il doppiaggio ha preso un po' il sopravvento, poi io ogni tanto mi occupo anche, come tu sai, Ale, di adattamento e traduzione talvolta, quindi anche quello comunque richiede tempo e attenzione da dedicare. Per quanto riguarda prossime uscite, insomma, ultimamente al cinema ci sono state cose carine con
abbastanza frequenze, insomma, ho avuto fortuna di fare un po' di robe per il cinema, però finalmente uscirà il film di Demon Slayer al cinema a gennaio, quindi quello è un film a cui tengo particolarmente, e oggi è uscito il nuovo Halo, di cui sono coprotagonista, quindi anche quella è una bella esperienza. Fresco. Sì, Fede, sì. Invece voi, teatro, che non ne fate poco, Beh, noi con i Fuori Sync ci siamo un po' fermati, diciamo, post pandemia. Poi io purtroppo sono stato occupato con un'altra compagnia teatrale. Abbiamo messo Vabbè, purtroppo, meno male, cioè, che significa che ti fai tante cose, è buono. Sì. Abbiamo iniziato questo progetto che è finito poco fa, praticamente a fine dicembre, cioè a breve, e nuovi progetti con i Fuori Sync, ancora nulla di, stiamo lavorando, nulla di certo, però insomma ci faremo sentire presto. Monica, tu fai qualcosa che magari ci vuoi raccontare, che vuoi pubblicizzare? Pubblicizzo, io sì, vado. Qualunque cosa. Va bene, allora il 16 dicembre esce al cinema il film di Alessandro Siani con Christian De Sica e ci sarò anche io. Ah, che e, bello, cioè, ho visto oggi il trailer. Sì. E poi, non so se, mi sa che questa cosa nuova, è uscito il trailer, quindi penso che si possa dire. No, se esce il trailer si può dire, io ho sempre paura, okay. Invece di dirle io le cose, se le dite posso. Voi mi fate un piacere. Ok, ritornando al doppiaggio, esce il nuovo quiz di Harry Potter, atteso dopo tanto. E altre cose non posso dire, perché qui so che proprio ho firmato. speriamo bene, dai. In bocca al lupo, davvero. Che ruolo fai nel film di Babbo Natale? Che è il anche qui, io nel trailer non ci sono, quindi spero che, non so se si può dire, però comunque sarò in una bella scena proprio a tre con De Sica e Siani in un supermercato, poi vabbè, posso dire. No, bello. Alberto, tu? Allora, anch'io purtroppo teatro in questo momento non lo sto facendo e mi manca tantissimo, speriamo di riprendere il prima possibile. E, per quanto riguarda il doppiaggio posso soltanto dire che su questo fronte degli anime ci saranno delle novità molto interessanti. Sì. Quindi proprio casualmente adesso sono impegnato in diverse serie che usciranno penso nel 2022, quindi non dico di più, però non sono state ancora cose nuove che non sono state annunciate, quindi alcune sono state annunciate, però però magari non si sa, no. Non essendo uscito nulla non specifico, sì. Però il genere è quello, insomma. E arricchiamo. Chissà se ci rivedremo proprio per parlare ancora di qualche altro titolo. Veronica, invece tu che cosa ci proponi? Io a parte il doppiaggio faccio shopping e vado a fare viaggi, quindi beata te. Bene. Ti guidi tantissimo. Viaggi anche in periodo di pandemia, dove vai? Mi sto organizzando per fine dicembre, vediamo se si potrà fare. Ah, beh, vediamo. Ma sì. No, comunque per quanto riguarda il doppiaggio invece anche sto lavorando a tante cose belle, interessanti, dopo che è stato annunciato il film di Hilda, appunto, e Assassination Classroom per quanto riguarda gli anime. Io allora si può dire vero, che ho visto il tuo nome in Assassination Classroom, sì. Sono anche nel trailer, quindi sì, ok. Sì. È già schedata. Allora si può dire. Quale ruolo fai in Assassination Classroom? Kaede Kayano. Kaede. Ah, ok, sì, infatti ecco perché ti avevo sentito nel trailer, è vero. E niente, quindi, no, sto lavorando un bel po' di cose, però ancora devono uscire, quindi... Sì, no, sappiamo che molte volte voi doppiatori avete questo, non è più come una volta, cioè vi fanno addirittura firmare anche la segretezza, anche perché non si deve sapere che magari quella serie viene doppiata, ed è una cosa che ogni volta io mi trovo anche in difficoltà, quindi lo faccio dire sempre a voi, perché magari non lo so, o dall'editore o dallo stesso doppiatore, perché sono contenti, però ci mancherebbe altro, è il lavoro appunto, perché se non puoi non potete dire le cose perché comunque ci sono dei contratti firmati.
Io ringrazio a questo punto Ettore per aver organizzato tutto questo, che sembra veramente pensato. Grazie. 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 Che non si fa vedere, però vabbè, lo ringraziamo. Non lo vuole, stesso. Non vuole. Lui è il professore. Ciao. 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 Ringrazio poi, va bene, tutti quelli che hanno organizzato l'evento che si terrà a Roma, al Cinema Roots, quindi Nippon Oz, con il canale di Digimon, se mi scordo qualcuno scusate, ma io vengo da Anime Sottura, Factory. Anime Factory, poi ovviamente saluto anche tutti gli amici Marco e Carlo, che ci siamo sentiti anche nei giorni scorsi, che ci sono, stanno un sacco, sì, l'ho detto, Nippon Oz, che verranno anche lunedì. Con Anime Factory poi abbiamo tante altre cosucce in ballo, tanti altri bei film, perché ricordiamocelo, sta arrivando anche il film di Osoda, Bell, che è stato presentato qui alla Mostra del Cinema di Roma, dove abbiamo avuto la possibilità di vedere appunto Osoda. Sinceramente è stato il primo grande personaggio giapponese che abbiamo avuto la possibilità di vedere dal vivo dopo tanto tempo, è stato emozionante. Ora no, il film dovrebbe andare a gennaio, vediamo se purtroppo abbiamo questa situazione contingente. Speriamo, ecco, di poter andare al cinema, quindi ragazzi approfittate, andate al cinema adesso, perché del domani non c'è certezza qua. andiamo. Io sto prendendo un sacco di bei film perché mi fa proprio piacere, quindi il prossimo sarà sicuramente Digimon e poi Spider-Man, perché quello non ci può mancare assolutamente, non vedo l'ora. Stiamo con... tra l'altro tutti impazziti a prendere i biglietti, quindi fa capire quanta fame di cinema ci sia. E meno già male, meno male. Sì, sì, tu sei riuscita, Veronica? Io no, perché ogni volta che provavo tutto bloccato. Sì, grazie al cielo. Quindi occhio agli spoiler, tra l'altro. Fate i bravi sui social per chi purtroppo non ha preso il biglietto. Io ringrazio a questo punto Mosè, Veronica, Monica, Federico e Alberto, grazie, di essere stati qui con noi. Grazie un'ora e mezza, veramente grazie. Ragazzi, seguiamoli questi doppiatori. Ok, essere fedeli a... quello che è stata un po' la nostalgia per i prodotti che vedevamo quando eravamo ragazzi, però ricordiamoci che sono tutti professionisti, sia quelli che lavoravano all'epoca, sia quelli che lavorano oggi, e meritano rispetto. Io spero che tutto quello che noi raccontiamo, spieghiamo dietro le quinte, vi facciano capire anche che questo è un lavoro importante, un lavoro serio, un lavoro artistico, un lavoro difficile, e però loro ci mettono tanta passione e oltretutto sono anche fan delle cose che seguono, e sono parecchio, non sono per niente poco nerd, come diceva Federico, anzi lo sono parecchio, quindi magari non lo sono particolare di quel titolo o di quell'altro, però fondamentalmente io penso che una generazione così di super appassionati come questi, di quest'ultima generazione di doppiatori che si sta facendo valere, non si è mai avuta. Quindi veramente in bocca al lupo per tutti i vostri progetti. Grazie. Di doppiaggio e extra. E ricordo, grazie, appunto, il film da domani fino al 15 dicembre nei cinema italiani, tutti i cinema italiani. Quindi vedete bene se vicino a casa vostra c'è una possibilità di vedere il film dei Digimon. Ellie, tu hai un'ultima cosa da dire o chiudiamo qua? Abbiamo una clip che vogliamo mostrare. Quella. Facciamo vedere l'ultima clip che ci hanno mandato gli amici di Anime Factory in esclusiva. Ecco. Ringrazio anche Josafat, che è sempre carino nei nostri confronti. E ci manda le ultime novità, e così con questo chiudiamo. Prendiamola subito. Direttamente dal nostro sito. Good morning everyone! Lieta di conoscervi, amici. Io mi chiamo Menoa Bellucci, professoressa associata all'Università Liberica di New York. Sono Imura Kyotaro. Svolgo il ruolo di suo assistente. Mi rimetto a voi. E noi a te! Ci raccomandiamo a voi. Menoa, certo che sei brava col giapponese. Thanks! Ve lo dico fin da subito. Noi non siamo specializzati in fisica o in scienze, ma nella ricerca sui Digimon. Desideriamo che ci concediate il vostro aiuto per investigare su un certo caso e per risolverlo. L'aiuto di voi, che siete gli eroi che hanno salvato il mondo più e più volte. E così avete fatto le vostre indagini, eh? Le research sono il nostro punto forte? Con un certo caso, intendiamo il caso dei coma di massa avvenuti ultimamente in vari luoghi del mondo. Numerose persone comuni worldwide sono cadute in uno stato di coma. Attualmente il numero totale di vittime confermate è di circa 300. A prima vista le vittime sembravano avere le origini più disparate, ma tra loro esisteva un punto in comune, vale a dire... che erano tutti quanti dei bambini prescelti. That's right. Il tuo acume non si smentisce, Izumi Koshiro.
Dopotutto, in caso contrario, voi non avreste ragione di venire qui. E ultimamente, all'improvviso, non sono più riuscito a mettermi in contatto con alcuni bambini prescelti presenti sul database. Finora i soggetti che hanno ripreso coscienza sono zero. E per di più tutti i loro partner Digimon sono missing. Irrintracciabili. Ma è assurdo! Persino i Digimon! Nei quattro luoghi da noi investigati abbiamo confermato una minima quantità di digital noise. Una specie di traccia dei Digimon. In pratica il responsabile è un Digimon. Yes. Noi siamo convinti che sia proprio così. Calcolando un pattern dal digital noise lasciato e seguendolo, abbiamo individuato il luogo in cui si cela quel Digimon. In aggiunta a questo Digimon, hai dati composti secondo un pattern differente rispetto ai Digimon nel Digital World. Questo vuol dire... che è un Digimon... sconosciuto. Grazie ragazzi, veramente, grazie a voi. Veramente una grandissima interpretazione, l'avete visto, c'è tanta fedeltà, non è il Digimon che avete visto, ma c'è veramente un lavoro dietro di traduzione, adattamento e doppiaggio, perché sono cose diverse che hanno ruoli diversi, però che si fondono e ottengono un risultato così. Quindi davvero bravissimi, bravissimi tutti, grazie a Anime Factory che ci porta anche questi bei prodotti. E con questo chiudiamo la serata. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie di cuore. Buona serata a tutti. Buona serata. Metti te la sigla, vai. Certamente. Ciao ragazzi. Ciao.